Bravi a voi, bravi. Allora ragazzi, salendo una cinquantina di metri sulla destra ci sono degli ottimi panini, quindi andiamo a degustare degli ottimi, diamo una mano, contribuiamo, mangiamo, beviamo, vogliamo fare un bel mambo, una bella zitella dedicata a tutte le zitelle e i zitelloni. Dopo il mambo una baciata. E poi una pizzica, una bella baciata per tutti. Dai, vai ragazzi, balliamo, più tardi medie zute. Lavavi già sul letto quella di un lungo viaggio. Si rivede, ma quando ti arrabbi sei ancora più grande.
sulle vie e sarei liquidato. La vittima sa un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà. Tra cinque minuti e non eri più qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale, non ti sembra poca, il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Adesso facciamo una bella pizzica e poi due minuti di tarantella a Monte Varanese. Ragazzi, 60 metri, sulla destra ci sono degli ottimi panini, birre, acqua, c'è tutto. Ma tu non ci hai fatto, ma dai, sì. Fai con la pizzica. Un saluto a Carlo.
fascio e con il fulche. Pagliola, potete ballare, una bella, bella cerchio, cerchio, così, eh? E vabbè, no? Chiano, chiano, un primo surco non è mai surco. Oh, mamma, mamma, prendi tu un messaggero. Oh, mamma, mamma, prendi tu un messaggero. Si rotta lì, prendi ci metti in mano. Si rotta l'onda lì, ci metti in mano. Si dura la mano, alla come. Si dura la mano, alla come. Tu vedi una legge, il mio bello amore. Tu vedi una legge, il mio bello amore. Si della roba, ti va accanto a nuova. Si della roba, ti va accanto a nuova.
grazie mille ragazzi, vai che si ritorna al liscio e al folk. Beh, forse è dedicata a tutti Casanova, vai vai, Giacomino Casanova. Forse mi hai indicato, forse sei vincente. Oggi mangerò una fonda, ma indico tre. Un riciclo del setto, una donna. Ho rivisto un nome rimesso che ci posso fare. Sussi che fuma, dopo il vinto e ciò che paga. Sulla destra ci sono degli ottimi panini da degustare con tutto quello che volete, salsiccia, porchetta e via discorrendo. Quindi anche il beveraggio si trova lì. Vai con il prossimo pezzo. Ah, questa è bella, è una bella porca. Dai, dai, balliamo, balliamo in attesa dei codici di Mary Jude. Vai, vai, vai!
200 euro per tutti, va. Resta fuori, rotta la botta in testa, fatica mangia, rotta la botta in testa, finita la stancia, resta la botta in testa, resta la botta in testa, resta la botta in testa, poi compagni. Forza! Facciamo una bella begin che porta per titolo La Rondinella. Fernando, La Rondinella si balla con il gruppo Pucci Wonderful. Aspetta, voglio dirti una volta.
Grazie, vai che si va, alla grande, popolo. Vi voglio vedere in pista però, voglio, ballate, divertiamoci, divertiamoci. No, 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 l'importante è che ascoltano e apprezzano. È bello anche quando uno ascolta. Forza, forza ragazzi. Io sono Marana, poveri miei, hai tenga tutto pronto per sposare. E pronto con la mare che marina, una montagna bruna, con la montagna bruna. Arizzi, miscatori, questo è stile mare, questo è stile mare. Io sono lì, c'è messo, ma non dire, sui tazzi, ma non smesso. Grazie a voi, vai che si va avanti, grazie, grazie alla grande. Agli più tardi ci saranno i Medi Zutte con tanta, tanta comicità e allegria. Vai! Vai con per forza, con per forza ragazzi, vi invito a parlare, vai! Gli occhi miei! Anche se tu hai guardato gli occhi tu vorrai, perché metti non vorrà gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli
18 agosto, se avete voglia, venite a Montemarano, la festa dell'emigrante. È una bellissima location dove si può apprezzare l'ottima frescura che c'è, quindi il bosco di Montemarano. Il 18 vi aspetto lì. Voi ci siete? Ci siete, ci siete. Ci sarete. Ragazzi, vi invito a venire. Siamo un bel pazzo, dai. Un bel pazzo del popolare. Ai tempi di una volta, il ragazzo dichiarava amore eterno alla propria, alla futura sposa. E questo è il Balzerino.
ragazzi, bravo, che sia con un pezzo, grazie, una cosa un po' più allegra, vai, con una cosa più allegra. Poi più tardi, tra poco facciamo la Serpe, un bel merengue popolare. Grazie, bravi, 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 bravi. Vai, 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 che noi andiamo sempre avanti. Un altro pezzo e poi un bel merengue popolare. La Serpe. Carlo, ti piace la Serpe? Vai, la Serpe. Yeah.
francese c'è la pesca di beneficenza, noi che partecipiamo alla pesca di beneficenza, forza, diamo una mano ai ragazzi. Quindi peschiamo, adesso facciamo la serpe, questo è un bel merengue popolare, lo potete ballare tutti con me, c'è ballato la tarantella, polca, balli di gruppo, questo è tutto un mischia Francesca che ho fatto io, vai! Ciccio Renno, dai, se ne mozzica la serpa, so che pensa quel dolore, se ne mozza la serpa mia, so che mi sta malla via, se ne mozzica la serpa, so che mi sente il dolore, se ne mozza la serpa mia, so che mi sta malla via, la pa 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 pa. Para,
ce l'ho. Sì? Senti ragazzi, vai! E vola, 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 e vola, 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 mamma mia, e vola, 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 e vola, 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 mamma mia, vola, 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 grazie, grazie. Allora, signori e signori, stanno per arrivare i comici di Made in Sud. Intanto facciamo un applauso a Turco e Laurato, a Turco e Laurato, Turco Salvatore e Laurato Peppe. Facciamo un forte applauso che stanno per arrivare. Noi intanto facciamo un altro pezzo, in attesa che arrivano i comici. Va bene, dopo continuiamo ancora. Vai con un pezzo allegro in attesa che arrivino i comici, Salvatore Peppe e Enzo Di Marci. Forza, forza, forza! Se la passai bella tu dormirima non ti vedetti la buonasera la buonasera non ti vedetti la buonasera. Ecco, parla che anche a cerchio, ragazzi, bambini, ragazzi, parliamo da cerchio, parliamo da cerchio, lasciamo il cerchio della ripartenza. Che sono potente una volta parlata e si potente sera una mattina poi una mattina e si potente sera una mattina. Ci sono nello, arvo,
forza, forza ragazzi. Adesso ci sono i comici, dopo facciamo una volta e poi ci stanno i cuochi e poi ne abbiamo ancora. Però dopo i comici si continuano ancora. 2 minuti che mettiamo avanti a posto questi bagagli e si parte con i comici. Sei già fatto o hai con il tuo amico? Con la
stavi andando a fare? Mi spiego cosa stavi andando a fare? Sì. Ehi. La stavi mettendo a posto. Allora potevi dire no? Sì. No, non ho niente messo. Ma che ti fa? Non ti faccio arrabbiare. Sì. Non arrabbiare. Allora, signore e signori, direttamente da Medio Sud, Peppo Laurato e Salvatore Turco. Facciamo un forte applauso, ragazzi, vai con le mani, facciamo un forte applauso. Voglio un po' di divertimento, sul babbo, facciamo tutto, alla grande, ragazzi, alla grande. Sì. E allora, signore e signori, buonasera, facciamoci sentire con le mani tutto il pubblico. Buonasera, buon Ferragosto, come vanno? Con le mani, 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 se, no, con le mani però tutti quanti. Non solamente un gruppetto qua davanti e qualcuno là. Tutti, pure voi che state, ah ma Cristiano, proprio seduto là, vado, vedo, voi in panchina. Secondo me sta da stamattina proprio pigliare sta panchina. E di qua ci siamo, ma una curiosità, a Caino pubblica una fotografica, insomma, proprio. Voi secondo me non appartenete manca a contrattato Remanno, vi siete proprio, siete fuori. Mi fate con le mani così per fare capire che avvicinate, ma non state a ballare, avvicinatevi. Venite, venite, venite. Avvicinate, chi si sfastidia, non manca se essere una figlia chilometra. Sono 2 metri, cerchiamo di colmare questo spazio qua, al centro, venite a fare il palco. Vi voglio far presente che noi stiamo venendo da Napoli per brincare. Come ho detto, Napoli, la signora là subito stava andando a Abruzzo. No, guarda, assolutamente, assolutamente. Avvicinatevi, avvicinatevi. Venite, fate passi, c'è un'anzi però. Che succede? Ah signora, e tu chi sono che è Napoli, allora da posa coppa qua. Addirittura, signora. Però vantaggio si è portata la signora. Si è infuocata la signora. Allora noi rimettiamo. Ah, mo sì. Sì, vogliamo fare un applauso di forte. E auguri a tutte le assunte! Ce ne sono assunte presenti! Assunti pure, chi te lo posso fare dico, via adesso! Allora, siamo tutti disoccupati qua. Allora noi rimettiamo di nuovo la sigla, però via da fare proprio burdel. Ah, ma qua state a gente a cadere. E ne capite? Loro stanno addirittura in frasco. Ma passano in macchina qua? No, non penso. Potete... A Reda Nuova, vi voglio far presente un po' solo, se ne aiutano pochi di tutto. Perché non scavalcate e venite con noi? Un salto no. Come olio sasso. Vabbè, buon olio sasso, che dici? Vogliamo fare come il concerto dei Maneskin, i volotta e voi lo chiappate. No, la divisa ha paura, eh. I Maneskin, no, i Maneskin. Allora, ci siamo. Maneskin, ci siamo. La rimetti di nuovo la numero uno, chi si dice, ma perché, qual motivo mi hanno risato vicino comunque? Però c'è da fare un applauso come se fosse arrivato posto a posto, Vasco Rossi. Ok? Dai, perché questa sera vogliamo sentire l'applauso forte per Peppe Laurato. Hai un figlio? Ciao, 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 buonasera. Buonasera, eccoli qua, eccoli qua. Ti voglio bene. Eccoci qua, eccoci qua. Facilissimo venire qui, non siamo partiti da Aspetta, Napoli. Loro ci stanno chiedendo, ma per quale motivo ci hanno fatto fare questa applauso così forte all'inizio? E spiegalo. Perché durante lo spettacolo hanno applauso, meglio che se noi non pigliamo. Quindi fate il allora video, visto che il comitato ci terrei a fare un applauso al comitato feste forte e lungo che ha organizzato una bella cosa, ma soprattutto a Carlo che è gentilissimo, ha fatto video, ma sì. Il tuo video sta fatto che lui ha avuto l'applauso forte, ce lo puoi dirmi pure, no, ma tutto visto lo spettacolo a manicino fino a Carlo che ha avuto le framezze. No, 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 faglielo tenere, comunque stavo dicendo che è stato facilissimo, no? Mezzo sì. Il navigatore che ti porta Napoli 1:20. Però perché ci hanno messo 3 ore e mezza?
c'è da spiegare sta cosa. Da credere, fino all'uscita di Grotta Minardo è stato tutto facile. Dopo l'uscita di Grotta Minardo noi vorremmo si illuminare e girare senza sapere a Rosa arrivato. Come si fa? Si dice che l'Italia è un paese di poeti, santi e navigatori, è l'unico navigato lo struzzo che sa per strati o me. Com'è possibile? Se pensi per un navigatore, signore, quando vieni che mi riceve, vai dritto in bocca a destra, vai dritto in bocca a sinistra, si arresa e tu aiuto, va dritto in bocca a lupo. E si è arrivato qua. Che poi la viabilità, diciamo, noi siamo di Napoli centro, insomma lo sapete, no? Anche voi siete stati a Napoli, ma tutto al sud, più che un punto fermo è un punto di vista. Dici, ognuno fa quello che poi è successo stamattina. È successo stamattina, sì, dici. A un certo punto la macchina veniva in controsenso. Noi eravamo convinti che eravamo sbagliati, ci hanno fatto un chilometro al retro. Stamattina piazza Garibaldi, stazione centrale Napoli, stiamo sotto a fumare dopo Pumanna, a un certo punto Peppe vede un signore che corre, e dopo Pumanna così, guardate. E Biada Issi non poteva correre. Ti dico, ma è inutile che corre, non ce la fa a prenderlo, hai trovato, la ci abbiamo forza. Detto, ma è inutile, non ce la fa a prenderlo, hai trovato, la ci abbiamo forza. Detto, ma non voglio essere scortese, ma non ce la fa a prenderlo, hai trovato, la ci abbiamo forza. Ho chiesto, ma come mai? Ha fatto solo l'autis, si hanno fottuto la Pumanna. Ma la Napoli è cambiata perché noi siamo ancora nella festa del terzo scudetto. Ci sono tifosi napoletani? Se ci sono, se ci sono, se ci sono. E vogliamo fare un Forza Napoli? Napoli! Qualcuno Napoli, l'ha fatto? Qualcuno è di là da spu. Qualcuno no, vabbè, insomma. Ma esiste la mano che là canzo tifosi lo Napoli. O decide proprio a ci sa mano. Per chi dici? Juve! Juve! Metti da danzi! Ma è a buscare, voglio! Ma non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Però facci sapere. Lo sport è bello di fare tutto. Facci sapere che macchina c'hai e com'è targata. Scherzo, scherzo. Viva lo sport, facciamo la cosa allo sport in generale. E comunque noi napoletani veramente stiamo festeggiando da un po' e pensi che lo fanimo sotto Natale festeggiamo. Ah, pure una roba, non frenemmi giù, però la fantasia dei napoletani. Come questa maglietta è dedicata al terzo scudetto del Napoli. Non so se guardate avete... un po'. Bellissimo. Chi l'ha detto? No, 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 no. Pensate che all'inizio era Nassi e Bastone, se la misissi che chat ti ha dato tre bastoni. No, in realtà ne manco tre bastoni, è tutto mazzicato pure. Ma ci portavo giù quattro bastoni. Però la fantasia, insomma, dei campani, diciamo l'età in generale, è straordinaria. Ci sono stati degli striscioni in tutta la Campania, non so, ispirandosi a Massimo Troisi, ricomincio da tre, visto che ero terzo scudetto. Addirittura dove abito io nel mio quartiere uno studio oculistico ha messo striscione, visto che è uno studio oculistico ha visto finalmente un terzo scudetto. No, è una sciocchezza. Addirittura lo studio di un cardiologo che ha scritto o scudetto del marito o cuore, ma chi l'ha spaccato è stato un gastroenterologo. Perché? Dedicato all'amico, visto che è gastroenterologo ha messo striscione o Juventino o di Rimangoppo Stone. Ti voglio bene. Invece almeno sai cosa mi ha sorpreso? Lo studio di urologia di fronte a casa mia. L'urologo ha fatto pure il suo striscione. Scusa, ma l'urologo è quello che visita sotto. Ehi, e che ha scritto l'urologo? Wow, quante cazzo ci hanno messo per proteggere il studente? Applauso all'urologo, facci. Io ho festeggiato come ha festeggiato Spalletti. Cioè? Cioè, si è fatto mettere un tatuaggio che coppa qua. Io mi sono fatto tatuare la data di quando abbiamo vinto lo scudetto ad Udine a Redasci. E le ha favorito tutto quanto. Spogliati! Ha mangiato? Allora no. Se fa regala, lasciate stare. Chi è che ti spoglia? Sa signore che ti spoglia? Mamma mia. Che lo comandaglia, signora avvocato? Signore, è finito la festa. Si scherza. Poi ci appartiamo, guardava sotto il frasco, ci avrei il signore. No, 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 mettetevi là, assolutamente, assolutamente. Quindi sei fatto la data qua la dietro? La data è quando abbiamo vinto la partita ad Udine e abbiamo vinto lo scudetto. 4 giugno 2023. Bravo! Immagino il giorno dopo quando l'ha visto tua moglie, cosa ha fatto? Si pensava che era data di scadenza, ma è stata in all'indifferenziata. Ha fatto pure. Io invece sono stato a casa di un grande giocatore del Napoli, Victor Osimhen. Ci credete? Ci credete? Ma l'applauso è Osimhen, mica perché ci credete a sto fatto. Sono stato invitato al suo compleanno, ho detto che bello, mo conosco tutta la squadra, no? Ci faccio gli auguri, ha già una puta porta, ha già tutto quanto. Buonasera a tutti! Ci sei venuto? Sei solo lì? Osimhen,
e anche sa. E che feste? Non so, ci va troppo, 5 minuti, non volevi? Aggi salutati, signori, e ancora auguri, me ne va. Ma fermato Osimena, ti aspetta, facciamo un gioco per dimmo pochi tempo, perché non giochiamo a golf? Scusate, ma come si fa per giocare a golf? Non stiamo nemmeno attrezzati, tre nudi. Ma che ci vuole giocare a golf? È facile, basta una mazza, delle palline e un buco. Ha fatto Simen, io metto la mazza. Ha fatto anche sa, io ci metto il pallino. E tu che hai detto? Ah, ci ti voglio, ha messo un gioco, mi piace proprio, mi preso. Per farti capire. No, se la da fare la prosa, la da fare però. Non è da parte a chiazza. Tutti quanti, lui sotto il frasco, è stato un frisco e facendo la cosa. Un frisco e frasco. Dopo entriamo nel però, vivo, dai. No, entriamo nel vivo, che dobbiamo entrare nel vivo. Io sono già contento di vedere il pubblico così, perché noi per un lungo periodo abbiamo fatto gli spettacoli vedendo, non vedendo più i sorrisi, ma vedendo le mascherine. Che brutta e noi cosa. Noi dobbiamo ringraziare Flussi e Vaccini, non lo so, questo periodo di tempo che abbiamo abbandonato il periodo di pandemia e facciamoci un applauso. Da soli, perché due anni ce l'hanno vada l'altra scala. Diciamo, pure queste feste come questa qua di Gotti con Grata Torremanna ci sono mancate. Finalmente torniamo ad abbracciarci, a mangiare insieme, o no? E poi. A mangiare insieme, no? Chi mangia solo io? Questo facitori uno. Per alzati, mano, chi si è fatta la terza dose? La terza dose. Ma siamo chi di Covid però alla mezza? Ma chi là che non hanno esatto sul Novax? La quarta dose! La quarta dose, chi sa? La quarta dose, signora Lord, come è prudente. Quattro dosi, signora? A cinque dose per regalare un porzione della Pfizer, lo sapete? E voi portate a casa. Abbiamo ancora i dubbi, però tutto sommato questi vaccini ci hanno fatto bene, stiamo qua, stiamo grazie a Dio. No, non portano conseguenze perché l'hanno fatto pure a casa mia. Vabbè. Sia mia mamma che mio padre. La quarta dose. Senza conseguenze. No. Però tornai, mio padre si fa la quarta dose della farmacia in Belle Buone con una barba tanto. Anche lo guardai, c'è te vicino, c'è te papà, ma ti ha portato problemi la quarta dose. E si va dai. Sa girai e facendo, oh scena, io sono mamma, te che stai dicendo? Forse per questo pure io ho accompagnato mio nonno a farsi la quarta dose al centro vaccinale. O nonna? Come siamo tornati a casa un nonno non breve giù. O no? O no? Scusa. Beh, che hai fatto? Subito ho chiamato il direttore del centro vaccinale e ho detto scusate, ma è normale che mio nonno roba la quarta dose non breve giù. Io dottore che dai? Senti sì, sei scontato il lendocam. Però cosa abbiamo scoperto in questo periodo della cosa, pandemia? Cosa? Che la sanità dal nord al sud sta guaiata. È vero. Sta guaiata e durante la pandemia quello che ci ha ammazzato di più era la burocrazia. O Mirko curando non si vede giù a casa. La te chiamava di tutto telefono. Signora faccia 33, ma se pigli pure telefono che cazzo te capo qui? Ha ragione. Oppure per andare a pronto soccorso, d'urgenza prima, era complicato. Era tenere un vaccino, prima passa la mascherina, era sta buono, ma si sto con buono, che cazzo me caffo pronto soccorso? Ma soprattutto da chi lavora nella sanità non si sta capendo niente, caro Peppe. Io ho letto la notizia su un giornale, e in questi giorni non so se l'avete letta pure voi, la notizia titolava così, dottore va a letto con i suoi pazienti, una cosa, scandalo. Cioè eticamente scorretta che un dottore, solo tu quando facessimo i medico, boh. No, dopo sono chiuso a leggere nome e cognome di questo dottore, era un amico mio, Raffaele. Ma già visto un bar, poi una roba di trafe, ma cosa mi fa leggere sul giornale? Tu non devi andare a letto con i tuoi pazienti. Fatto bene a dirglielo. Ma che la coppa mani insisteva, ma che già fai, c'è forte di me. Quando ti piglia la passione, che già fa. Ma ci facevo. Eppure poi pure via, che te lo Raffaele? Ah, non devi andare a letto con i tuoi pazienti. Vabbè, gliel'ha detto una volta, gliel'ha detto tu, mamma perché ti stai a pregare che sta male? Che chi le fa vedere in aria, beh? E dico cane mica, non pitbull che faceva. Ma fa pau. Scotizzo di pure ha fatto la curella rosa. Che poi durante la pandemia cosa ci ha ucciso di più era proprio la burocrazia. Sì. Pensate che la mia compagna, mia moglie, si doveva fare un'analisi di quel periodo, la dovevo accompagnare mia mamma. La mamma è la mamma della mamma. Addirittura, e che esame si era fatto? La mammografia. Mamma. Che sia meglio che tenim, che sia capito. Ma mi state domandando, ma perché mi chiamate a chi scappa? Vendo su tuo Ferragosto. No, non è vero. Fanne un'altra migliore, recupera. Un'altra, peccato che non c'era papà. Ah sì. Sennò si poteva fare un esame. E quale? O pap test. A posto. Questo vedi che non è un applauso. No, che cos'è? Assistenti, questi sono pacchi mancati. Intanto, vieni a qua. I
Diciamo pure che, come si dice dalle nostre parti, in casa stanno piando un rito con tutta la mano. Questo è vero. A mio cugino stanno piando proprio tutto il raggio, però. Quindi bene, che è successo? Perché mio cugino ebbe un incidente, poverino. Gli dovevano sostituire il braccio a mala sanità. Invece di mettergli un braccio umano, ci hanno messo un braccetto in avanti 1.400. Non riesce a grattarsi, però sterza che è una bellezza. Un applauso al mio cugino, facciamo. Grazie mille, grazie a tutti, grazie, grazie. Poi io in quel periodo mi ricordo un episodio che è successo a mio zio, perché durante il periodo della pandemia non si fu bravo e ci sfortunato. Cioè? Ha avuto l'infarto. Tuo zio? Però in tutta questa sfortuna fu fortunato perché subito, come arrivammo all'ospedale, al pronto soccorso, subito facette una trasi in sala operatoria. Subito, pure. Cioè, senza domanda niente, ma come io mi meravigliavo. Niente, ma te non occupavo la sala operatoria, io che mi dicevo, dobbiamo operare. Sì, sì, operiamo. E gli tossi un occhio. Ecco, l'occhio, no, scusa, che c'entra l'occhio con l'infarto? E che ne saccio, dottore, il tocchio non vede, pure non duole. Sei proprio brava, addirittura, brava che cosa? Vabbè, ma mo, non vedi la signorina, non fai un applauso per... Dai, dai, ci sono antipatici. Ma comunque mi fai un attimo per presentare, anche se insomma non ce n'è bisogno, perché questo ho capito dalle risate, dagli applausi, dai visi, proprio dai volti, che questo è il mio pubblico, parliamoci cari, il pubblico che tanto mi segue, il pubblico che mi ha affezionato. Sanna Bro, quanti di voi mi hanno visto in TV? Bella figura, la mano 6-7 l'ora di cui non pare erano prima su ruota, ma ne visto. Allora, facciamo così, quanti di voi mi hanno visto in mare fuori? E forse siete sotto un burlone che l'ha avuto. Non mi avete visto? Zero? Nemmeno di qua? Doppia figura. Ho visto che andando alla televisione. E allora vi faccio capire dove mi avete visto, così vi faccio subito capire. Affari tuoi come concorrente da Amadeus. Tripla figura in meno. Io direi perché triplo, io ne ho fatto 4 fino a perché la prima qual è stata? Che la laga ti ha presentato qua. Mi faccio capire subito. Fate l'applauso. No, che sei, no, signore, che si fa l'applauso? Signore, io voglio bene. Allora, vi faccio capire la puntata. Allora, il risultato è essere abbastanza famoso, perché ho partecipato come concorrente a questa puntata di Affari Tuoi. Va bene il gioco dei pacchi con Amadeus, però è risultato essere la puntata storica, perché è durato solo 4 minuti e mezzo. E come fanno a trovare? Manco dimmi più delle comande che tu già sei asciutto. Ah, ma c'era un motivo valido. Io ho scelto il pacco numero 7, la Liguria, ma posso mai scordare. Scartaio primo, 10.000 euro. Scartaio secondo, 20.000. Scartaio terzo, 30.000. Un certo... in alto. Eh no, a un certo punto in alto. Poi chiamavo il dottore subito. Dice, ma vuoi andare avanti col gioco? O vuoi 5.000 euro e te ne vai a casa? Cioè ti ringrazio il dottore, mi piglio 5.000 euro e me ne vado a casa. Grazie, 4 minuti e mio e fu da puntata. Ciao, anche se sta. Ma come, ci sono pacchi, usciti quei pacchi di 10-30.000 euro, c'era 50, 100.000, fino a 300.000, secondo me tu Affari Tuoi non li hai mai visto. Caro Peppe, io l'ho sempre visto Affari Tuoi, ma che la sera mi sono visti i cazzi miei. Grazie, vi amo. Vabbè, su questo gli do ragione con te, perché appena si è uscita la pandemia, voglio subito, è partita la guerra, è frutta la crisi, sono andati a bulletto. È vero, vero. Cioè, prima veramente non si capisce più niente. Pensate che con tutta questa crisi che c'è, sì, mia moglie, pochi giorni fa è stato il nostro anniversario. Auguri, un applauso, auguri, non sapevo, auguri, auguri. Ragazzi, che l'ha tenuto coraggio di chiedere per regalo un intervento di chirurgia plastica, labbra più grandi e sedere più tonico, 14.000 euro. Oh, 14.000 euro, tu l'hai contato? Gratis, un cazzotto bocca e 4 cavi su culo. Come è stato il suono bello? Vabbè, comunque, curiosità, per alzata di mano, quanti di voi hanno visto lui in TV? Perché se cazzimo proprio, però, sapete? Non tutti hanno alzato la mano, quindi è giusto e doveroso per educazione davanti al pubblico presentarli. E allora lo faccio io, ti presento come fanno i presentatori. Ma io ti ringrazio. Sì, quelli bravi americani. Vai. Atmosfera, allora. Ladies and gentlemen. Gentlemen. Che come si dice? Ah, già. Ma tu, perché dopo che prurite, che non ce ne... Peppe Laurato! Attenzione, ma Fagari, ogni tanto piglia il tirofilo, pigliamo Fagari. E non ci riesco mai, però. Non è per me, è per loro che stanno qua. No, no. E non tanto per loro che partecipano, ma così che stanno un bene fino a voi. Ma lascio, guarda mai, guarda mai. Prego, prego.
tutto a posto. Sei tutto bene? Ariana fa 25.000 abitanti. Non è una contrada, te. Ma che sta mai contradato le mani? La mano. Ma lui c'è un po' un navigatore nero per cazzare. Hai capito? No, mi fatti sbagliare. Allora, non capisci, hai detto tre volte. C'è la manna. La manna. Io ogni tanto quando dicevi, dicevo, sono la manna rubata a terra. Invece lei è Dariano Il Pigno. Il Pigno? 25.000 abitanti, Dariano Il Pigno. Ma una puntata in cielo e cielo, sta venendo, eh? Bandanza. Ah, vicino in luce, la prossima volta ti chiamo a te. No, io adesso non ci trovo. Ma vi lasciamo soli, che dite? Ce ne abbiamo... Ci vuole impampiare un caffè in te? Un applauso a questo signore che ha rettificato doverosamente. Grazie. E allora mi ha detto Peppe Laurato, di anni 28. Okay. No, fermala, è in tavolo. 28 anni, di la verità, di la verità. Vabbè, ma dici che fra una settimana faccio 29. Sì, vabbè. Vai avanti, poi. Capelli ricci. Sì. Occhi azzurri. Ci interessa. Vabbè. Alto 1,75 m. Ma poi è inutile. E peso chili. No, scusate, se potete fare un attimo silenzio perché non si è sentito bene. Ripeti. Alto 1,75 m. No, quello che hai detto dopo. E peso chili. Il mio microfono, allora ma non è che le fine è mosse non mendo la bascia là e poi si sono interessati, hanno ragione. Io non ho scapuzzato che avevano fatto ghiotto quando mi vogliamo sapere tutto. Di coraggio e ve lo dico a tutti quanti, buttati a contrada la manna. Sì, sa pure una canzone parabar la manna, no a buca se la struzza, vai. Peso 110 kg vestito, sì, e 130 kg all'uno. L'applauso è dei nutrizionisti. No, scusa. Ma con me, tutto al contrario. A me è vestito ma fine, non credo. Ah, ecco. E devo dire la verità che sto iniziando anche a fare sport per ritornare in forma. Tu? Proprio oggi sono stato 2 ore sopra il tapirulano. Attenzione, 2 ore sopra il tapirulano, faticoso? E che lo sa, ci non ci manca appicciato. Che si fa la coppa? Lift tapirulano, la corsa, serve per appiattire l'addome, lo sanno tutti. Questo sarebbe un addominale piatto? No, chi se sei piatto con tutta la sala dietro. Però in settimana ho fatto un altro sport, ho fatto equitazione. Tu? 3 ore di equitazione. Mamma mia, 3 ore di equitazione, stanco? In uomo, cavallo sti vaccini. Immagino. Troppo un'ora e mezzo cavallo, ma guardate, ma perché i vaccini ne poco a parole? si sa, che poi tu, allora il problema tuo, sai qual è? Qual è? È che sbagli per come stai seduto a tavola. Chi le cose che sta ci fa meglio? Allora, una corretta alimentazione e un po' di sano sport ti fanno avere la tartaruga, lo sanno tutti, tu tieni la tartaruga. Ehi, vieni a casa, devi darlo al cuore. Che c'è, l'alimentazione, allora spiegamelo, spiegatemi bene. Allora, come stai seduto lui a tavola? Si alzano gli zuccheri? Si alzano i trigliceridi, ma soprattutto si alza il colesterolo. Con me si può alzare tutto quanto, resta sempre assolto. Vabbè, Peppe Laurato, l'uomo che non va dal peso. Lavatore di un uomo che sa appena quello che vuoi. Lo voglio sfottere, sai perché? Il mio problema è la famiglia, ho fame e voglio mangiare. Se volevo fare un complimento e un applauso al comitato che ha organizzato, che li pariti, che sono affitto il mondo, porchetta, salsicce. Tutto quanto la stagione. L'applauso non la fa. Tutto quanto, ah, questo perché non la stagione. Ma mi stai dicendo per quale motivo io chiedo questo applauso al comitato festa? Perché? Anda che ci sono, ci andavo. Applausi! Sai qual è fatto? Poi ti parlo, se mi mangiava, credetemi che per arrestare la sua fame, arrestare, sapete che ci vuole? Sulla mente la polizia. Applausi! Sì, e le chiavi dentro. Andiamo, veloci. Piano piano, come me ne affanno. Ah, Rosso, non ho sentito l'applauso. Così. Polizia. Polizia. Allora, qui c'è stato un omicidio e l'assassino deve nascondersi ancora all'interno della struttura. Presto.
basta, dividiamoci. Due piani sopra, due piani sotto, tre a sinistra, quattro a destra, cinque in cucina, sei in giardino, sette in cantina e tutto il resto con me. Oh, stiamo soletti. Ah. Noi abbiamo arrestato il padrino. Ma non tu scuola la comunione o creatura. Io non faccio per vantarmi, ma ho lavorato alla stazione, ho fatto la Polferro, ho lavorato in autostrade e ho fatto la Polstrada, e ho lavorato in aeroporto e ho fatto la Polaria. E ci fate la in da cucina e ci fatto quello che è padano. E sono stato nel reparto dei RIS, nel reparto dei GIS, nel reparto dei NAS. E io? In un reparto del GS. Ma attenzione! A corte di piede, guarda. Il cadavere è sepolto sotto una lastra di ghiaccio. Ah, l'hanno freddato. Questa è la CTX. Ma che fallo stasera, quello a far ridere, di che figura di merda che mi hai fatto fare. Comunque, dalle indagini risulta essere una persona tranquilla. Del resto tutti abbiamo i nostri scheletri nell'armadio. Lui è becchino. In che senso? Si è buttato a fatica a casa. Che se amici è già vanno poco meglio. Sta partendo pure l'applauso. Sì, vabbè, ma è di vita. Comunque bisogna tenere gli occhi aperti, non ci deve sfuggire nulla. Sì, me la vedo io, su troppo. È troppo fuso. Su troppo scaltro. È troppo scaltro. E mo mo fai a me questo. E mo fai a esso. È furbo. È come furbo. No, scusi, a così che stai facendo? Un controllo al tappeto. Adesso sono battuto bardo io! Stendiamo il verbale! Dammi un muletto! Oh, fammi e tengo pronto! Analizziamo il corpo della vittima! Come te viene brutto? So. 38-39 anni, altezza 1,35 m, peso 49-50 kg, pelato! Segni particolari? Tre dita della mano destra amputata, naso in grado di 30 gradi a sinistra, orecchie a sventole, dentatura insufficiente, è pieno di brufoli! E qua, secondo me, allora si tratta di suicidio! Un acustico, cazzo, gamba fa! Comunque! A questo cadavere mancano dei pezzi! Guarda, manca l'orecchio sinistro. È vero. Manca il braccio destro. È vero. Ma soprattutto possiamo notare che dall'ombelico in giù manca proprio il pezzo fondamentale. Allora è ambasciatore. Perché? Ambasciatore non porta bene. Questa l'ho scelta io. Detta tra di noi, merita l'applauso di tutti perché sarà pure una battuta di cazzo, però farina. Noi nel frattempo abbiamo trovato anche l'arma del delitto. Sì. Gli hanno tagliato la pancia con questo. Impossibile. Chisto. Taglierino. Chi l'ha capita? Puoi spiegare chi non l'ha capita? Ha visto uno che fa... Magari tu gli altri. Faceva una ferramenta. Ma ci fanno tutto, comunque ci sono testimoni? Sì, stiamo aspettando la sposa. No? Testimoni, chi se sono? Se l'ha strunzata con la scrittissima. Chi là sono? La signora testimoni? Con il cane. Ha un alibi? No, New York Yorkshire. Voi casi tu? Alla signora la interrogo io. È troppo buono, quarta di seno, curva volontà, capelli rossi, è una patata. Ma noi dobbiamo essere scientifici, come i RIS. Ok, faccio RIS e patata. Questa è mia, è culinaria, è mia. Romagna, noi invece abbiamo fermato un uomo con l'occhio di vetro, ah, una donna col seno di plastica e un burdello è uscito pure un mese nuovo a cartone. Hanno fatto una raccolta differenziata. Ecco. Al guappo di cartone l'ho interrogato io. Ma gli ha fatto un interrogatorio stringente e pressante? Gli ho messo il limone in bocca e mi sono saltato un po' a panza. E lui cosa ha detto? Oggetto! Come ha detto? Oggetto! Ma attenzione! Sono mi sbaglio. La giusciutata là. Mi guardo circospetto. Io mi guardo il circo fei. Bam, bam, bam. Stavo con lungo voce parola. No. Comunque, attenzione perché dietro quella porta ci deve essere ancora qualcuno. Bam, 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 bam. Oh, ma che stai facendo? Sto accanendo. Dove sul popolo non li vedi? Avviso la centrale che siamo per fare eruzione. Me la vedo io. Sì. A. A. B. A. C. A. D. A. E. A.
E chi ste che fosse? L'alfabeto Morse. Ci ho un raggio al festruzzato. Armiamoci! Sei la migliore. Sei damma, sei la più furbiosa, se si dice un fuori di senso di notte, tu sei fortuna, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, io ti amo, ma c'è più forte. Ma così che stai facendo? Sto caricando la pistola. No, ma fate qualcosa. Ma che avete una sacca? Mi trovo da Rossio prima la pistola. Perché la scia è asciuta, tra si entra e giù. Si muoverà la mano, tirate un po' su. Però! È meglio che hai detto, fai attenzione perché l'assassino è ancora dietro la porta. Ehi tu! Non scherzare con me! Perché ricordati che solo con un solo colpo posso farti secco! Oh, spara prima a me! A me! E meno nutrizionista, sono. Questo non è bisogno di scherzare, non è il momento di scherzare. Questo è il momento di agire. Sì. È il momento di essere duri. Dai. È il momento di avere coraggio. Sì. Perché è arrivato il momento di cacciare fuori i coglioni. Ok, asciamo tutti e due. A posto. Grazie. Siamo qua con le mani, non vi sento con le mani, se, eccolo qua, ma la curiosità, muovere di chiatto, pure a capace ha un effetto ottico. La birra che devo portare. Chi se non parla una pavice? Che è successo? Sanno a mutolino, sanno che le vanno a narice. Che è successo? Vabbè, lo potete dire, insomma, che magari ecco, se vi va, potete cercarci sui social Peppe Laurato. Salvatore, tu cercateci. Avete i social, Instagram, Facebook. O TikTok. Mi viene di fare TikTok, mi viene di fare una domanda, ma senti di voi, ci sarà qualche coppia che si è conosciuta chattando su Facebook? Perché diciamo la verità, sono cambiati un po' i tempi. Una volta ci si conosceva dal vivo, adesso ci si conosce solo sui social. Tutto quanto faccia e faccia. E avete fatto bene. Beati voi, tengo proprio un problema di conquistare le donne live. Tu? Perché sono sempre stato un grandissimo timido, anche se c'avevo una frase di repertorio per conquistare le donne che mi piacevano. Fammi fare, come fai? Una ragazza che mi piaceva, mi avvicinavo e gli dicevo scusa, sì, ma tuo padre cosa ha fatto il ladro? Ha rubato due stelle d'affermamento e te le ha messe al posto degli occhi. Ah, carina, romantica, e lei cosa ti ha detto? Fatete che fa l'allevatore, sta crescendo sto porco ad andando. Complimenti. A lei. E quindi? E allora niente, anche io per conquistare una donna mi sono rifugiato nel mondo virtuale, no? Facebook, Instagram. Sì. Signori, ho scoperto che c'è tanto. Poi scappò l'appuntamento e allora mi sono messo a chattare. E chattando è diventato un chattone. È il mio pubblico, grazie. Grazie mille, vi amo, grazie. Oggi voi fino a mo' andate a fare un applauso. Come ha fatto a battuto quello mio, vero che tu? E allora mi sono messo a chattare, signori, mi sono portato il computer in ogni parte della casa. Sì. Sabato, io pensavo una volta che mi sono portato il computer nel bagno. È caduto nella vasca, si stava affumando. E come te ne sei accorto? E mentre cadevo facevo Google. Insomma. Fanno male. Io ho preso la salvata, avrei un po' computer come ero contento. Perché come faceva? Come è uscita fatti, Yahoo! Comunque mi sono messo a chattare alla conquista di una donna. Sì. Ho visto la foto del profilo. Bella faccia, un bel viso. Sempre andata una vaglione che tenevi giù chi le mie. Ah, che male, tu all'epoca cercavi la tua metà. Ma non doppi me, però. Come è venuto a fare? È venuto vicino a me. Carezza senza filava, voglio. No, lei ci stava pure. Casa mia o casa tua? E tu cosa hai detto? Ognuna casa sua. Ma non tu ammoliti che ci mandi. Ah, ecco per cui, ma non si dì. Guarda che tu adesso devi stare per forza con me. Hai rapito il mio cuore. Ecco, sei bravo. Il mio diabolic. Certo, la coppia, no? Tu diabolic e lei è vacante. È vacante, che ne richiena chi? Soccorrevo pure, poi ho capito per quale motivo c'aveva solamente la faccia della foto del profilo Facebook. Perché? Perché tutto rischio non ci trasiva. Ah! Scusa, ma che fisico aveva? Che fisico aveva? Le sue misure erano 90-90-90. No, 90-90-90, scusa, che fisico è? Oh, fisico era paura. Ma Giunisa ha paura. E perché? Perché la maglia non si attingeva pure.
Guarda, c'ho il seno di Diletta Leo. La gamba di Jennifer Lopez. Il fondoschiena di Belen. Mamma mia, vedi. Cosa le mancava? Un specchio a casa. Non si dice. Sì, non ci mancava un specchio, un po' facendo tu. Ma non si dice. Io ironizzavo e lei diceva, guarda, con la mia pelle chiara ti ricordo un bocconcino di mozzarella. Che tenere, tu cosa hai risposto? In verità, ma ricordavo mucca che l'ha fatta. Però sono un galantuomo. Ecco. E alla fine tra mamma dico una donna l'ho portata a cena. Ecco, una cena romantica leggera in spiaggia. Leggera. Antipasto prima, secondo, frutto, contorno, dolce, caffè, ammazza caffè. E camminando sulla spiaggia roba ha voluto crocciolata. Scusa, una cosa così romantica. Ecco, mi immagino tu e lei camminando in riva al mare, guardando la luna piena, cosa le hai detto? La luna è piena, ma tu non la buffa mai. Vabbè, a posto. E gli è andata male, Prima poi mi sono fatto trasportare dalla moda. Ed ho iniziato a chattare con le MILF. Che cos'è una MILF? Lo sanno tutti, no? È un acronimo che ci arriva dagli Stati Uniti, la MILF. Che cos'è una MILF? La MILF. Disponito agli unzo mangalere. Poi nessuno sa per niente, posso sera vanno tu quando coppa. No, c'è sta qualcuno che fa, sì, ma non c'è niente di scabroso. Che cos'è è la MILF? È una donna di una certa età che può dire ancora la sua, ancora piacente. Non è più giovanissima, è un po' avanti con l'età, magari c'ha pure i figli, però dice ancora la sua, è bella. Quindi cosa. Quindi io ho chattato con la MILF timida non mi mandava le foto. Ah no? No, però sono arrivato all'appuntamento con la MILF. Ah, finalmente è arrivata la MILF! È arrivata la MILF, è arrivata una vecchia in un anno. Mi voleva MILF, ma ti fatta muffo però. Che sia vecchia in un anno, e ti fai in atto. Che sia, signore? E poi che si andisciava la coscia, credo? Per i basciati. Ah! E ci vanno, andiamo a ballare. A ballare? Io c'ho il ritmo del sangue. E tu che? Ah no, tu tieni un ritmo buco, che da ballare indietro. Da scherzare. Non scherzare. Se dormi insieme a me domani ti svegli con mia sorrisa. In che senso? Tu facendo un altro piccino, un colpo comodino. Ah! Alcasi! Beh, ci vanno. Sì. Io voglio fare sesso. Voglio fare? Sesso. E poi dice sesso. C'ho a ballare indietro. Ah, giusto. Se mi sento completamente nudo, nudo sopra la stessa stessa. Sì, va, va. Tu che fai? Che fai? Ti porti i fiori. No! Pensavo a tu quante che le posizioni del Kama Sutra, le conosco tutte quante. Ecco, magari era un'esperta del Kama Sutra. Che lo so nuanda, non ne fa uno all'anno. Ti faccio una pratica, signor. Con quale posizione vuoi iniziare? Quale? La posizione al cibù. No, è quale che la lancia pure? Che le si spoglia un momento a giardino. Ah! E poi? Per Giovanotto. Sì, ancora. Facciamo sesso. Ah, e si è capito, ok. E dimmi. Dimmi. Magari pure a casa te ne va... Te ne lasciate in ambilato. Ah, ora. Per Giovanotto, non essere timido. Non essere timido, ok. Ah, facevo freddo, sa mi sa sciarpa, signor. No, no, se si fa sanizio. Ah! Mo' scese. Dimmi. Sì. Come posso farti godere? E tu la gate! Ah no, mi era pensione! Peppe Laurato, un uomo che non bada il peso e ai soldi! Non bada a niente, però! Andami un po' più. Ma come andami più? È l'unico modo per avere un pochettino di brio! Sì, però diciamo la verità, ecco, adesso passiamo dal semiserio a un po' più serio. Il messaggio deve essere chiaro. Noi si scherza parlando della donna così, adesso la donna con qualche chilo in più, meno appariscente, più carina, giovane, meno giovane. L'importante è che la donna va onorata sempre. Non a voto all'anno per fa. Un applauso da parte di tutti gli uomini alle donne! Facciamolo, anche perché diciamo la verità, noi uomini senza donne, come staremmo? Grazie a te. No. Guarda l'uomo, l'uomo sta nel re. In fondo a tutto un acciappato puffra mugere. Non è vero. Ecco, vedi questa coppia di signori, guarda, questa coppia, no, che sono infelicemente insieme, come stanno tempo, bene? Da quanto tempo siete sposati? 40 anni, mi ricordo il vostro marito. Com'è? Non era un pezzo romano che capito più, andate come l'ha combinato, guarda. Allora, cavalli sposta a moglie, 4, io già avevo niente, se la ricordavo. No, ma il signore là, la chiama ancora amore? Sì. E si è scusato l'uomo la moglie, però. No, com'è? Ma non si fa, non si fa. No, 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 per esempio, io mi immagino, no, come vi siete conosciuti? Eh?
Ma sa, ma di che c'è azzecca? No, no, aspetta, fatta battuta, hanno comprato il letto a scomparsa e non lo trovano giù, è scomparso letto. Vogliamo fare un trio, perché è battuta, se vuole un applauso a questo signore che è simpaticissimo. Bravo, 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 bravo. Il, sento un accento un po' particolare. Lei non è di qua. Vivono qua e non devo ricevere eroi. Vivono. Ah, siete, siete nati qua, però vivete a Pisa. A Pisa. Durante l'estate scendete di nuovo in paese. Ve lo, loro vi vogliono dire da tanto tempo. Sì. Ma loro non hanno piacere che voi tornate qua, rimanete a Pisa. Ma non è vero, guarda vai. Non è vero, assolutamente, no, no, sono tutti amici. Infatti d'estate, voglio dire, si ripopola perché giustamente scendono tutti quanti chi lavora fuori. E già tutti sono emigranti. Ah, mi do trovare un attimo fatica fuori. Poi torniamo. A Pesaro c'è quella famosa frase, no? Vali tanto oro quanto Pesaro. No, ma se... riesci tutti e due insieme. Scherzo, scherzo, scherzo. No, però ecco, io voglio ribadire un concetto, sì, che io voglio approfittare di questo momento perché ribadisco ancora una volta. Questo è il mio pubblico, ecco, parliamoci chiaro, questo è il pubblico. Tutto quindi tu sai però. Adavo. Io l'ho annusato il pubblico, l'ho tastato, come si dice. Questo è il pubblico, ecco, di una certa levatura, di una certa stazza culturale, se vogliamo, il pubblico che segue le mie cose tipiche. Ma guardate a me che mai tra il cervello stasera. Ecco, proprio in nome dell'amore, no? Parliamoci chiaro. Quindi tra il cervello. Proprio per omaggiare la donna del Maita Capame, voglio trasformare questa serata, col permesso insomma anche del comitato, in un momento di grande teatro, pensate, e voglio omaggiare la donna recitandovi una poesia, pensate, dedicata a tutte le donne, non solo quelle presenti, ma a tutte le donne del mondo. Vi ringrazio dell'applauso spontaneo che state per fare. La cultura, il teatro, ignorato, fatti definire poi se siamo divertenti. Benissimo, fa poesia e c'è ancora. Ma ci do su 15 agosto. Scusami, scusami, visto che è un momento. Vai a panino, visto che è un momento. Fermo che mangiano panini. No, 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 fermo, 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 visto che è un momento intimo con il mio pubblico, ok, tu non servi, eh? Siamo al teatro, quindi tu, cortesemente, Peppe, eclissati. Grazie. Allora, vi dice una poesia alle donne perché va fatta, una poesia alle donne va fatta perché la donna. E non c'è niente da ridere, perché la donna, ecco, è il centro di. Ma che stai facendo? Che lo tu? Elissati. Peppe a teatro. Elissando. Peppe a teatro, eclissati, vale per dire che ne so. Sublime. Vi dicevo, la poesia alle donne. Ma è proprio la stessa cosa, la giocavi. Beppe, al teatro eclissati, come per dire sublimati, come per dire evapora. Allora, vi dicevo. E se ti manesce una bella luna di solo, successo. Ma mi chiamavo, va. E bucato canotto. Ma devo usare facendo, Peppe a teatro eclissati, come per dire sublimati, come per dire evapora, come per dire Yashkumbari, Taniai, oh. E chi c'è voluto? Cioè, io più 50 minuti mi chiamano avanti. Sì, anzi, visto che è un momento di grande teatro, puoi anche accomodarti nel backstage. Grazie. E a nostro trovo, io mi clicchiamo al perso. Sai, a nostro trovo backstage. Ma che è un babbo backstage? Peppo, backstage, ecco, niente da qua. Vedi, devi stare qua, fermo, immobile, non ti vediamo, perché il backstage è nero, non ti vediamo, ma soprattutto non ti sentiamo. Tutto ma va a fanculo. Ti hai sentito qualcosa? No, backstage, backstage. Allora, una poesia, vi dicevo, dedicata a tutte le donne che si intitola Pensate. E fine. E come volevi chiamare? Vedete, ma vogliamo? Backstage! Questo è backstage! Ma è lucano! Backstage! È lucano! Oh, backstage che è insonorizzato! Non dava a non ti vediamo! Oh! Poesia che si intitola E femmina, anzi prima di enunciare questo sacro sonetto, se vogliamo. Potete denunciarsi proprio. Mi può fare. Per sì! Ma che è una mossa di te? Ma te! Ma che è un'altra? Ma fai a correre in due bagno, qui.
Vi dicevo, prima di annunciarvi la poesia, prima di raccontarvela, prima di recitarvela, vi prego di effettuare in questo momento un applauso, ma come quello che piace a noi uomini di cultura, persone di cultura, ecco, un applauso da reading, da biblioteca, di quelli calmi, placidi e tranquilli, così. Ignorante, vedi, la cultura, il teatro. Colpe a mosso, tu sei da condannare. Ma che stai dice? Ignorante. Ignorante a me? Sì, ignorante a te. A me è dottoressa, avvocato. E tu sei stato adottato, però, secondo me. Beh, sì! Andiamo, su! Lasciamo male, frate. Ci vuole immariare il pigno, signore. Facci la mezza rotonda, facci la pagante. La poesia si intitola Effe. Prego silenzio assoluto, ovviamente. Stanno parlando a voi. Tu stai, ci sei parlare solo tu! Effemma. Effemmana. Su come stai? Si da pierda. Le ha guardato. Grazie, grazie mille. Vi amo a tutti. Grazie, buonanotte, buon estate, buon Ferragosto. Grazie mille. Ma quale buonanotte, buon estate, ma chi capita? Fermi. Vieni, papà. Fermi. Ah, già fa poesia. Prima fa poesia. Ma l'ho fatta io la poesia, che è tu? Cioè, ma faccio come ha fatto io. Ci battevi, sai cosa? Io facevo così. Ecco di salti. Ma... Sublimati! Ma non sai nemmeno che vuol dire! Pigliava amore, lui! Brava, ma è vapore, ho detto, vapore! Ma... Teatro! Ma te, hai fatto tre botte a questo cazzo, come chi la fa? Vai nel, come si chiama là? Il teatro è... è nel back chess! No, 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 backstage si chiama! Vai! Ma chi ha fa? Una poesia dedicata alle donne! No, no, fermo, fermo, fermo! Come si intitola la tua poesia? Effemmana! No, vedi, la ripetizione! L'ho fatta io, effemmana! Tu dici effemmana, dai che effemmana invece! Io non voglio un applauso da biblioteca, ma un applauso da birreria, vado a scelta proprio in mano. Ma guarda, 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 mi meraviglio di voi, mi meraviglio di voi. Ma così si fa. Ma ah, no, no, non è vero. Ma da capire Santa Motta, è una napoli che ha niente, succede. Mi sa che la macchina dice. Tutto sommato che non è bravo. Fai, fai, mi rimane qua. Aspetta, signor, mi sta rubando l'acqua, caga. Ma perché è la vostra, signor? Ah, e poi la multare sempre lui, signor! Lo signore là sta facendo video con il tuo telefonino a destra e a sinistra. Perché? Il problema non è il telefono, sono qui che sono grosso, che ci trovo. Ci vogliono due telefoni qua. Fatene passare. Aspetta, fatemi prima, signor. Ci avete bevuto? E poi la bottiglia di plastica dove si butta? E dopo la butta. Guarda, mi si fa apposta, signor. La butto io, signore. Un applauso a lei, signore, che ha bevuto perché giustamente sta rinnatrivo. Ave ragione. E al signore magari dopo... Ma giù, ci fa poesia! E poi che sei? La fotografica, il signore che ha apprezzato la mia poesia. Ma quando? Ma che l'ha sentito dopo? Si è buona, signore. Perché o bello si beve, non senta, signore. No, ha sentito bollicini di soldi. Mettete qua, vedi? Fu bravo. Si è dedicata alle donne. Tale e quale, va bene. E femmina. E femmina, dove avere i momenti di ripetizione, va? Va, sfoghi, E femmina. Sono come in macchina. No, com'è come in macchina? Quando hanno problemi c'è spendere i soldi da vicino. No, ma... La posa più calorosa l'ho avuto dagli uomini! Madonna, come si stanno sfumando! Ma no! C'è la verità. Appena ti viene il bugliere, poi da bocca. Non dice una bilancia. Ma che è sta così crua? Ma che è sta così? È così, questa è una poesia sentita dal profondo del cuore. Ma sentita dove? Dove? Ma voi? Almeno la mia è la di Vincenzo Salemme. A voi e chi è? E Vincenzo Meccanico. Un applauso a Vincenzo Meccanico che domani devo cambiare il l'olio, l'ammortizzatore che c'è in vacanza. Grazie Vincenzo. Sto bene fa. Diamolo il messaggio giusto e corretto. No, tu entri, la femmina è come la macchina. Ecco, se per usare una similitudine, però diciamo la verità, che le donne sono il motore della nostra vita. Sì, ma benzina in come che menù! Peppe, Peppe, Laura! Salvatore Turco! Ed un applauso e un ringraziamento per averci supportato ai Beach Mondo! E vi ritorneremo sul palco! Un applauso e un saluto naturalmente alla signora Rosaria, la mamma di Nicola!
tutti voi, buon Ferragosto, buon estate da parte di Salvatore Turco e Peppe Laudato, grazie! Signori, se arrivate, cercateci sui social. Se possiamo chiudere la musica. Dicevo, se vi va, cercateci veramente sui social. Peppe Laurato, Salvatore Turco, vi auguriamo buonanotte. Buon Ferragosto. Però no, secondo l'applauso, scusami, secondo te l'applauso, noi ci dobbiamo fare una foto di gruppo con i Pitch Mondo e loro poi dopo portano a fare la foto di gruppo con me a Rinda è poco complicato. Ecco. Carlo, puoi dire un attimo a gruppo a Minardo per pigliare? No! Mettiti qua. Ma non lo metto qua? Sì, non devo andare un po' micro. No, vieni anche con lui. Ecco, una foto di gruppo, nel frattempo vi consigliamo i panini che sono ottimi. Ecco qua, un bacio, buonanotte. Grazie, buonanotte. E se qualcuno vuole fare qualche foto, proprio giusto 2 minuti per asciugarci il sudore. Grazie mille. Allora, signore e signori, rimanete qui che si riprende con tanta musica forte. Intanto facciamo un applauso al comitato, dai, facciamo un forte applauso al comitato e a Contrada la Manna. E viva Riano Erpino, viva Riano Erpino. Non vedevate però, ma io, è falso pure io le battute, non può mai. Si me vedete. Allora, niente, rimanete qui così parliamo un po' e facciamo un altro po' di musica, dai. I panini dove li fanno? Disastro. Che fa l'angioletto sotto Gesù Cristo? Che angioletto? Thank you.
ragazzi, però potete ballare, ragazzi, dai, 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 divertiamoci, divertiamoci. Ti piace la rondinella, di la verità. Vai con bel forza, vai con bel forza. Vai. Vai con il fino. Di settembre si va in casa vedendo io con la fila rosa non vinci non mai sai la vigna della ricetta sulla rosa e mormora maledetti si prende quando non mangi più Vai, vai, vai! Hey, hey.
piace al viso mango non so sicchia. A questo vaio qua non c'è reparo, a muoversi a Filippo e lo parare. E ti facessi a carne su pensare, che guai a stare una stradata. Non gliene mangiare, 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 non gliene mangiare. Ci vuoi chiamare una costura, forza trovare la massa via Sanduda, chi mangia le cose che non ha la minaccia a te una coltellata, e te facessi a carne il suo pezzato, che guai a stare una stradata. Io voglio rimanciare, io voglio rimanciare, io voglio rimanciare, io voglio rimanciare. E era lo porco. Vai, vai che si va, vai che si va. E si fa sempre col popolare, vai. Thank you.
Lenciolina, la grande. A me piace pure quello royale, però. Non fa quello del gallo. Ah, ah, buon piacere tu, eh? Forza ragazzi, vedi che gli amici comunque stanno ascoltando, vedi? E vai!
cameriere. Siamo così. E c'è tuo marito, mio padre, mio amico. Io mamma, mamma, la faccio riempire.
applauso tutto per gli organizzatori, signori e signori, dal gruppo PC Mondo, buonanotte a tutti, grazie mille a tutti voi, alla prossima, buonanotte e grazie agli organizzatori. Buonanotte e buon rientro, grazie mille, buonanotte, grazie.